Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene, andiamo a vedere da subito la disamina, diciamo la disamina, la partita finita 1-0 per il Pisa contro la Reggiana. E prima di fare questo però mi raccomando, pollice su e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Poi vi volevo ringraziare perché ieri sera siete stati numerosissimi. Bene, così, grazie veramente. E poi grazie a Marrucci, normale, quello, e a Matteo ovviamente, che è stato qua con me a condurre insomma la diretta. Bene, detto questo andiamo a vedere la partita. Allora, partita nervosa, scesa in campo veramente entrambe le squadre nervose, si vedevano, cioè una partita importante sia per l'una che per l'altra, formazione, insomma, ecco. Poi, certo, Albini ci ha messo del suo, perché urli, gridi, strepiti, cioè, giocare una partita in questo modo, non perché, per carità, ma cioè, non so quanto sia stata producente, ecco, nel senso, perché avere un allenatore che su ogni palla ti grida e ti fa, insomma, secondo me non è al massimo, ma comunque, sono fatti loro, si è arrivato a un certo punto, cose loro. Diciamo così, quindi una partita che nel primo tempo veramente nervosa sotto ogni aspetto, ecco. Quindi sono state 3 ammonizioni nel primo tempo per la Reggiana e poi 3 ammonizioni nel secondo tempo per il Pisa, quindi la dice tutta questa, no? Quindi la partita, praticamente la svolta della partita avviene su calcio d'angolo battuto da Gucci. Quindi Gucker batte l'angolo, Palombi di testa rimette al centro e Ademagni spizza e Marconi appostato come un falco predatore in zacca e la butta dentro. E quello è l'una al 44esimo del primo tempo, quindi sullo scadere del tempo regolamentare. Poi c'è stato un minuto di recupero e poi le formazioni sono scese negli spogliatoi. Nel secondo tempo stessa musica, non cambia, e praticamente Vido al quinto va vicinissimo alla rete, quindi al raddoppio, poi ci prova Gucker all'11esimo e 26esimo Vido di nuovo. Poi diciamo che si può dire che la partita finisce qua. Ci sono stati i cambi per la Reggiana, ci sono stati i cambi anche per noi. Per noi D'Angelo ha messo dentro Mazzura, Siega, De Vitis e Soddimo, e all'89esimo ha messo dentro Vagni al posto di Marconi. E niente, sì, la Reggiana praticamente non riusciva ad avvicinarsi alla nostra tre quarti. Poche volte che si sono visti o su angolo o su calci piazzati, quindi su punizione. Ma in definitiva non hanno impensierito più di tanto gol. Ben ritornato al nostro portiere. E io volevo di là che una paperata, e va bene, ci sta, capita. Però è stato, insomma, deciso sulle parate, insomma, va bene così. Poi che dire? Mi è piaciuto Quaini. Bravo, su veramente, insomma, si è fatto il suo ragazzo, bravo. Marin, così e così. Lisi poteva fare meglio. Birindelli va bene, insomma, e niente. Poi per il resto Caracciolo al solito, bravo Caracciolo. Bene, abbiamo dunque, poi io volevo a questo punto diamo un'occhiata, ecco, diciamo così, al tabellino, mi sembra doveroso. Allora, i tiri sono stati 10 per noi, 7 per la Reggiana. I tiri in porta 4 per noi e 2 per la Reggiana. Poi il resto, la munizione, abbiamo detto 3-3 per parte. E quindi io volevo a questo punto dare un'occhiata al calendario, alle partite giocate e ai risultati. Quindi l'Empoli ha vinto 3-1 sul Frosinone, che io vi ricordo dovremmo incontrare martedì alle 14, ma poteva essere più tardi, ora ci faranno i salti mortali per vedere la partita. Va bene, e poi l'Ascoli ha vinto sul Brescia, io pensavo più un pareggio, invece
niente, poi Lasky ha trovato gol all'ultimo e va bene così. Il Cosenza ha vinto sull'Entella, quindi su scontri diretti, e noi abbiamo vinto, va bene, e domani ci sarà un altro scontro diretto, relativamente, che non è uno scontro diretto, comunque per vedere insomma il fondo classifica, Chievo-Pescara, se Pescara riuscirà a vincere insomma si tirerà un po' fuori da quello che insomma dal fondo classifica, altrimenti sarà insomma un po', diventa complicata per il Pescara. Allora, la classifica appunto è questa, noi siamo a 26 punti e appunto abbiamo una partita in meno, quindi la giocheremo martedì, se dovessimo vincere andremo a 29, quindi piena zona playoff. E va bene, però noi insomma siamo tranquilli, metà classifica, va bene così, insomma siamo distanti dal fondo e dalla zona playout, quindi dalla zona pericolo. Beh ragazzi, io per questo video la chiuderei qua, vi ricordo Pisa Fan Page su Instagram, seguitelo, e mi ha fatto la intro e la copertina, quindi bravissimo ragazzo, e seguitelo perché ne vale veramente la pena. E poi vi ricordo Silvia Big Cake, andate a vedere sempre su Instagram insomma, e va bene così ragazzi, io mi raccomando, pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e ci vedremo martedì per la consueta disamina della partita. Insomma, speriamo di riuscire a strappare una vittoria anche martedì. E vi ricordo una cosa, ragazzi, il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!